Ciao raga e benvenuti finalmente in questo nuovissimo episodio di Ark Ragnarok. Raga, anche oggi un doppio addomesticamento, ci cioè andiamo ad addomesticare un bel erbivoro e un bel carnivoro. Non vi dico ancora quali sono, però vabbè che tanto l'avrete già visto dal titolo, quindi che cacchio faccio il misterioso a fare? Vabbè, vi lascio al video, buona visione, buon divertimento, voi sapete cosa fare e noi ci vediamo fra un decimiliardesimo di secondo, ciao! Ok raga, eccoci finalmente tornati su Ark Ragnarok. Allora, come vedete sono già all'opera, sono già in viaggio, ho già grabbato il disgraziato di turno che oggi, ecco, che oggi caga. Che oggi dovrà essere addomesticato contro la sua volontà e essere schiavizzato come il resto di tutti gli altri dinosauri. Ovvero Gallimimus, sì, è un erbivoro, non è particolarmente potente, diciamo che è uno di quei dinosauri un po' schifo, ecco. Però, vabbè. Visto che era da un po' che volevo addomesticarlo, è comunque veloce, quindi diciamo che come mezzo di trasporto va anche bene. Sì, che abbiamo le viverne, quindi non ce ne facciamo un cacchio lo stesso. Ma vabbè, visto che tanto li dobbiamo addomesticare tutti, perché dobbiamo collezionarli tutti, siamo collezionisti di dinosauri. Allora, sono già partito all'opera, raga, perché, cioè, ho iniziato l'episodio che già l'avevo catturato e tutto, perché, oltre a lui, avevo intenzione, se riusciamo, di addomesticare anche un carnivoro, sempre dalla foresta di Redwood, perché il signorino qua l'ho preso dalla foresta di Redwood. Vorrei provare ad addomesticare quegli specie di leoni là che si arrampicano un po' su tutte le superfici, i calicoleoli, come cavolo si chiamano, che è uno dei miei preferiti qui su Ark, è fichissimo. Quindi dopo aver addomesticato lui, se non ci porta via troppo tempo, vediamo di andarne a beccare uno e di addomesticare pure lui. Adesso sicuramente non entra nella gabbia. Eh no, infatti sul bordo mi è atterrato, ma veramente? Ma non ci credo. Vabbè, vieni un po' qua, cioè sul bordo mi è atterrato sto stro, vieni un po' qua. Vieni qua! Va che cadi giù dal dirupo, pirla, poi non ti vengo a ripescare là in mezzo a quel casino. Allora adesso mi fermo qua sopra così. Voglio vedere se non entri. Oh, era tanto difficile farlo anche prima. Oh, ok, andiamo a sparargli un po' di dardi in faccia così si addormenta. E buonanotte. E non si incazzi. Scappi ma non si incazzi. Non dovrebbe metterci tanto ad addormentarsi, e neanche ad addomesticarsi, quindi in teoria. Ale, steso. Ok, perfetto. Allora, sitting questo, butto via carne e merce, che tanto fa schifo a me non servire. Tu essere uno che svegliarsi subito, porco cane. Ah, andiamo a prigliare, a pigliare un po' di bacche. Porca zoccola che sono bloccato. Ah, so che è uscito un nuovo DLC, raga, di Ark Aberration, lì come si chiama, che deve essere qualcosa di epico. Però non so se lo porterò adesso, raga, perché essendo appena uscito capite che, sì, non è che costa tantissimo, però, cioè, adesso non perché ho le braccina corte, ok, sia chiaro, non voglio che la gente pensi male. Però, cioè, voglio dire, già il gioco di Ark di per sé costa, non è che costi poco. E voglio dire, gli sviluppatori ci hanno già guadagnato i loro milioncini da questo gioco. Quindi, secondo me, mettere i DLC a pagamento è un po' una presa per il culo, per come la vedo io. Poi magari mi sbaglio, non lo so. Quindi diciamo che per adesso aspetto a comprarlo, eventualmente vedo se passando un po' di tempo magari lo mettono free to play o comunque se ci saranno, se viene scontato un pochino. In tal caso lo porterò. Per adesso, facciamoci bastare queste due serie, che già portare avanti due serie di Ark non vi dico. Non è semplice come può sembrare, credetemi. Figuriamoci portarne avanti tre. E porco cane. Ah, Clotilde, a proposito, si tolga un attimo che io devo ammirarla. Lei è una bella donna, si faccia ammirare, porco cane. No, non ha capito, si faccia ammirare come si deve. Ecco, adesso ci siamo. Senta, intanto però mi punta sempre il fucile in faccia, è sempre incazzata sta ragazza. Senta, lei mi è mancata veramente tantissimo, Anche suo fratello, sì, ci siamo rivisti ieri, Sempre brutto uguale. Ma mi è andata in palestra per caso nel frattempo, minchia ha fatto 2 ore, porco cane, ma ce l'ha sempre avuta così. Mio Dio, mi è un po' mascolina lei, Vabbè, lasciamo stare. Ok, te ti stai addomesticando, sì, però cacchiarola, quanto in fretta ti svegli, porca zozza. Dormi, dormi, oh. Devi dormire, ciccio. Che miseria. Vabbè, facciamo che vada a casa a prendere un altro po' di narcotici. Tanto con la viverna ci metto un secondo. Ok, buongiorno, ferma lì, ferma lì, ferma. Ok. Siamo arrivati. Ok, posso accedere dall'inventario direttamente da qua? No, mai nella vita. Da qua? Da qua dovrebbe farmelo fare? Sì, grazie. Così facciamo anche prima. Toh, vai, va. Ti do un bel po' di narcotici perché te devi dormire, zio.
Allora, tanto che lui si addomestica, sperando che nel frattempo non si svegli, perché è una scheggia a svegliarsi. Parcheggia, parcheggia, parcheggia! Ok, ferma qua. Ferma qui, Skrill. Brava ciccia. Ok. Allora, intanto che lui si finisce di addomesticare, io vado un attimino qui e mi vado a craftare le selle, sperando di avere abbastanza materiali, perché adesso su anche su Ragnarok è da un po' che non ci torno. Non mi ricordo più. Ok, dovremmo avere anche abbastanza risorse per la sella del leone. Ok, perfetto. Allora mi dia quella del Gallimimus. E se si dà una mossa a craftarla, magari. Grazie, anche quella del leone, molto gentile. Grazie, grazie, non doveva disturbarsi. Ok, andiamo. Torniamo lì dall'amico, sperando che sia a buon punto. Perché sembra che si addomestichi abbastanza velocemente, ma si sveglia anche abbastanza velocemente. Quindi Ciccio, fammi scendere, porco cane, che quello si sta svegliando. Appunto, guardalo lì, Madonna, ma veramente? Ma c'è il torpore che non gli dura una mazza sto animale. No, guarda, la sella non mi fida a lasciartela nell'inventario, che se te ti svegli e poi ti sparisce. Sai cosa? Vado un attimino qua sotto dove ci sono i Bronto a fare un po' di strage. Ah, ci sono i castori qua. Poi dobbiamo addomesticare anche questi. Vado a raccogliere giusto un po' di risorsine qua in giro, tanto che il mister finisce di addomesticarsi, oramai ha quasi fatto. Ho fatto un bel taglione, oramai era tipo al 98%, ancora un mozzicone dovrebbe addomesticarsi. Mi scusi, la folgoro un attimino a lei, che lei mi dà sicuramente un bel po' di carne. Aspetti, mi faccia atterrare. Ciccio, pronto? Deterrare? Sì, tira le codate, tanto non mi fai niente. Vai, 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 mozzicalo. Fulminalo. Ale, ala. Oh, un bel po' di pelle e vai così. E anche un po' di primate che dopo ci servirà. Ok, dovrebbe aver finito, oramai era la fine, ripeto. E giustamente cala la nebbia e non vedo più una mazza. Dove minchia è il castello? Castello? Ah, è qua, ok. Oh, sì, ha finito, ha finito, ok. Parcheggiamoci qua, non troppo. Ok. Vai. Ale, buongiorno, mi scusi, mi faccia vedere l'inventeggiario. Oh, dov'è la sella? Ah, ce l'avevo io, mi stava venendo un infarto. Che deficiente. Madonna, oh. Niente, oggi non ci siamo proprio. Il nome come sempre ve lo scegliete voi, oramai lo sapete. Ok, vediamo un po' il signorino qua. Ok, oh, bello veloce, considerando che c'è una buona quantità di peso addosso, guardate l'indicatore. Ok, saltare salta, fa dei bei saltini. Vabbè, attaccare attacca così, con C fai qualcosa, no, col destro nemmeno, no, infatti, perché. Ok, va bien, allora. Sì, vabbè, c'è il ponte là, però ti parcheggio, cioè ti ci porto così. Perché preferisco. Allora, te, visto che sei piccolo, puccioso, eccetera, eccetera, che non ti sai difendere, ti parcheggio qua dentro. Ok, piano. Ah, ok, va bene anche di sopra, va bene. Va bene. Raga, facciamo che aspetto un attimino che si va a dissipare la nebbia, perché qua Ark sembra che ogni volta me lo fa apposta, ce n'è sempre una. Così quando sorge di nuovo il sole, raga, ce ne andiamo di nuovo nella foresta e vediamo di catturare quello strabenedetto leone marsupiale, se ne troviamo uno. Io sto parlando, la finisci di fare tutto sto casino? Oh. E ci vediamo quindi tra poco, intanto io parcheggio il signorino qua, stai all'ombra così stai al fresco. Ok raga, finalmente la nebbia si è tolta dai maroni, possiamo ripartire all'avventura. Sì, stiamo andando con la viverna di fuoco sto giro, visto che un po' che non la prendevo. Ah, poi dovremmo farci un volettino anche con una di quelle velenose, quelle non le abbiamo ancora usate per viaggiare. Ok, dovremmo esserci quasi, sì, penso di sì. Sì, sembra la foresta di Redwood, gli alberi sono quelli. Sì, ok, ci siamo. Va bene, eccoci qua. Chiane, chiane. Allora, occhio perché gli strozzoni saltano giù dagli alberi e ci strafottono. Ok, eccolo. Oh, manco a dirlo, piano, piano. Oh, l'abbiamo già trovato. Sì, vabbè, ma quello non è saltato giù da un albero, quello volava proprio. Vieni qua. Oh, preso. Non so di che livello è, spero sia di livello decente, si faccia dare una sbirciata. Vediamo. Livello 100. Porco cane. Se non ho visto male è di livello 100, raga. Ci è andata di culo. Fa vedere di nuovo. Sì, livello 100. Ok, bene, perfetto. A posto. Non potevo chiedere di meglio. Oh! Spero di non dirlo troppo presto, ma zitti, raga, che per una volta forse Ark non ha fatto troppo lo stronzo. Due addomesticamenti sono andati bene, forse. Gallimimus siamo andati da Dio, ma vabbè, quello è semplice. Vediamo col signorino qua adesso, eh. Ok, finalmente, eccoci qua. Via, lo sbattiamo nella gabbia sperando di riuscirci al primo colpo. Sto giro.
Ma perché c'è sempre la gabbia aperta di... Oh, che due palle. Ok. Eccolo là. Allora, piano piano. Ok. Vediamo di grabbarlo di nuovo. Vieni qua. Cocane per un pelo. Ok, l'ho preso, ce l'ho fatta. Adesso tu, ciccio, devi andare lì dentro. Mi servi dentro alla gabbia, sbattiti lì. Ok, vediamo un po'. Mi fai scendere, porco cane. Oh, ammazza che grosso. Mamma mia, livello 100. Non poteva andarci meglio. Allora, te, beccati un po' di queste così ti calmi. Guardate che zanne che ha. Cioè, è spaventoso. Ok, sto tentando la fuga, quindi si dovrebbe addormentare con i prossimi colpi, speriamo, da ciccio che sto per finire le cartucce. E ti sei addormentato con una botta di lag assurda, ma ti sei addormentato. Allora, dov'è la vivernuzza? Vieni qua ciccio che dobbiamo andare a prendere un po' di primate qua dietro, almeno ciccio si sbriga. Vabbè che abbiamo la carne di montone, però non c'ho voglia di andarla a prendere onestamente. Sono svogliato oggi. Sì, il diplodoc è ancora lì, non c'ho voglia di andarla a parcheggiare, c'è troppa strada da fare. Ok, no, Ciccio, evita di andare a buttare giù dal dirupo. Evita di buttarti giù dal dirupo. Ok, dai che ci siamo quasi, sta per accadere. No, 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 porco cane. Il dirupo, te l'avevo detto. E dai, porca miseria. Vabbè che sei un bronto, però porca miseria. Ok, solo 4 unità di Primate, che delusione. Ah, fammi atterrare un minuto, che vedo se riesco a far fuori subito anche questo. Ok, ah, vuole unirsi anche lei alla festa, va bene. Sto facendo stragi di brontosauri solo per avere un po' di primate, ma vabbè. Ok, intanto la viverna mi ha livellato. Vai di danni, come se ce ne fosse bisogno. Vai, mangiati la primate, zio, e sbrigati. Toh, pigliati tutti sti narcotici. Ok, ci stai così tanto anche con la primate. Oh, porco cane. Ok, raga, sono andato a casa a prendere un altro bel po' di narcotici. Perché questo qua veramente si sveglia a una velocità abbastanza elevata. E tra l'altro, diciamo che ci sta anche un bel po' da domesticarsi, perché non so come mai anche con la carne rara così ci sta un bel po'. Non me lo ricordavo, così sarà perché è di livello 100, quindi anche con la carne rara gli ci vuole il suo tempo, non lo so. Ok, raga, aspettate, aspettate, che forse ho capito qual è il problema. Sono andato ad informarmi un attimino, perché qua con gli aggiornamenti di volta in volta tendono a cambiare le cose, infatti a me mi è venuto il dubbio, ho detto qua hanno cambiato qualcosa, perché nella mia partita principale l'avevo già domesticato, con la carne di montone andava a una velocità incredibile da domesticamento. Adesso mi sono andato a informare, porco cane, non ci vuole più la carne di montone cruda, ma cotta. A quanto pare il signorino piace la carne cotta, eh già. Ok, va, ce la stiamo craftando perché avevo abbastanza materiali, grazie a Dio. Ecco qua, almeno andiamo a farla subito. Dovrebbe esserci del gasolio da queste parti. Sì, dammi qua. Sì, ok, una buona parte ha fatto in tempo a marcire. L'altra no. Ah, oh, porco cane, momenti volo di sotto. Pigliati questa, vedi di fartela andare bene. Porco cane. Questa dalla me. Vediamo un po'. Ok, sì, leggermente più veloce. Ma porca zozza. Eh sì, ci voleva quella. A quanto pare al signore piace cotta la carne, hai capito? Ci abbiamo pure le pretese, eh? Vabbè. Ok, gli ho dato l'altra carne. Sta avanzando, ma sempre un pochino lentamente. Immagino dipenda dal fatto che è di livello alto anche. Ah, però porco cane, cioè se gli dai il suo cibo preferito, di norma dovrebbe metterci un lampo ad addomesticarsi. Invece anche col suo cibo preferito, che è la carne cotta di montone, ci sta mettendo lo stesso un bel po'. Mi va avanti, signorina, grazie. Ok. Boh, direi che questa carne qua può bastare, adesso gliela porto. No, quasi 26% solo, maronna santa, ce ne vorrà di tempo ancora. Aspetta, che ti narcotizzo ancora un po', che di te non c'è da fidarsi. Ah, vabbè, raga, ci vediamo dopo. Ok, si è domesticato, ma è impazzito, è impazzito, che stai facendo? Oh, calma, 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 che succede? Stai calmo, fermo, esci da quell'animale, Satana. Allora, fatti mettere la sella. E non ne parliamo più, madonna, le risorse che non mi sei costa. Perché mi ha preso il fucile Clotilde? Non ti ho detto di prendere il fucile Clotilde? Ok. Oh. Ok, e chiudiamo subito però stavolta. Chiudiamo immediatamente. Allora, tu sei bello veloce. Mi fai i salti della vita. Così attacchi. Con C ruggisci e sbavi da fare schifo, ma non importa.
No, veramente, guardatelo, scusate, non per qualcosa, ma... cioè, porco cane, zio, va bene, ma lasciamo stare. Cosa mi fischia lei? Ok, allora, questo qua, questo signorino qui, ecco, appunto, riesce ad arrampicarsi su qualunque superficie, a quanto pare, diciamo, anche le pareti rocciose, gli alberi, chippe chiap. E dovrebbe essere anche bello tostarello. Allora, intanto mi sei salito al livello 141, ok, non male, tieni pure la carne lì nell'inventario, non rompere le palle. Lei di che livello mi è, mi scusi? 55? Basso. Ok, dovremmo essere in grado di abbatterlo, eh. Vediamo un po'. Intanto oggi ho fatto stragi di brontosauri, eh. Poveracci. Mi perdoni, ma lei era qua di passaggio, e devo testare il nuovo arrivato della squadra, quindi mi capisca. Vai, vai, Ale, è andato. E mi è già livellato, è bravo ciccio. E ti aumento, vabbè, quasi 4.000 di... 3 livelli mi hai fatto, ammazza. Allora aspetta, aumentiamo la vita e ti aumento un po' i danni. Vai, vai, raccogli risorse. Ok, buono, perfetto. Ok, eccolo qua, guardate che figata, raga. E può anche stare attaccato. Ma come si gira? Guarda che figata. Hop. E posso sparare? Posso sparare mentre sono in groppa? Ovviamente no. Porco cane, sarebbe stato troppo bello. Guarda come scivola, guardalo. Sì, piano così che ti spacchi il muso sulle rocce. Deficiente. Ma vabbè, lasciamo stare. Ok, facciamoci un altro giretto. No, veramente, questo qua, raga, è ottimo come mezzo di trasporto. Cioè, guardalo, ti porta dappertutto. Saltino e vai. Guardalo qua. Veramente. Ale. Mi sento la padrona del mondo, si parla al femminile perché il personaggio qua è femminile. Boh, ok raga, il leone ce lo siamo preso, il leone marsupiano, marsupiano, il leone marsupiano. Ok, aspetta, come si scende da qua adesso senza morirci male? Si aggrappa in automatico? Mi si aggrappa in automatico lei? No! Però porco cane la botta che ho preso. Vabbè, ok, basta, basta che me la sono già rischiata troppo, sono troppo euforico dalla nuova conquista. Qui, piano. Ok, sono riuscito a scendere senza ammazzare il leone. Boh, ok, raga, niente, direi che per l'episodio di oggi può andare. Ci siamo fatti un doppio addomesticamento. Sono felice di essermi preso il leone anche qua su Ragnarok, che, ripeto, è uno dei miei animali preferiti perché avete visto quanto può essere utile e quanto è figo. Mi raccomando, voi sapete cosa fare, spolliciate, iscrivetevi al canale, passate dalla pagina di Facebook, se volete aggiungermi su Steam trovate tutto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video e niente, basta, e ciao!